Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi ci divertiamo con una Young Timer veramente particolare. Stiamo parlando della BMW Z3 MQB. Ragazzi, ma che stile ha questa macchina? Io penso che stilisticamente parlando non vedremo più BMW così. Infatti all'epoca BMW osò veramente tanto dal punto di vista del design. Voglio dire, guardate questo posteriore. Penso sia la parte più bella della Z3 MQB. All'epoca non fu neanche compresa più di tanto, perché commercialmente parlando la coupé non ebbe un grandissimo successo. Fino ad oggi, secondo me, perché ultimamente le quotazioni della Z3 MQB stanno salendo. È una macchina molto particolare. Questa configurazione, devo dire, beh, o la ami o la odi, perché diciamo che il primo proprietario non si è fatto molti problemi nell'osare. Io devo dire, adoro la gente così. Comprate macchine sportive e prendetele di colori accesi. Imola Rot è praticamente un rosso pastello con un interno veramente forte, rosso con un po' di pelle nera a contrasto, ma l'interno lo vedremo a breve. Invece questo cerchio argento da 17 pollici fa veramente un bel contrasto col rosso pastello. Qui possiamo trovare l'impianto frenante dell'M3 E36 con dei dischi sull'anteriore da 315 mm, mentre su questo magnifico posteriore troviamo dei dischi da 312 mm. Per via della sua forma, nel corso del tempo questa macchina si è aggiudicata il soprannome di scarpa da clown. E beh, diciamo che questa colorazione può solo rafforzare questo soprannome un po' goliardico. Ovviamente ragazzi, la parte più bella di questa macchina si nasconde sotto il cofano. Questo è il cuore pulsante della Z3 MQB. Questa meraviglia è l'S50. Stiamo parlando di un 6 cilindri in linea, 3.2 litri, aspirato, e lo stesso motore dell'M336 che sviluppa 321 cavalli e 350 Nm di coppia. Non è finita qui, perché negli ultimi due anni di produzione, quindi 2001 e 2002, sulla Z3 MQB i tedeschi hanno montato l'S54, quindi il motore dell'M346. Quindi sempre un 3,2 litri, però rispetto all'M346 leggermente depotenziato e portato a 325 cavalli e 350 Nm di coppia. Le varianti non finiscono qui, perché negli Stati Uniti la Z3 MQB è stata equipaggiata dell'S52. A causa delle più severe e restringenti norme di omologazione e antinquinamento, il motore è stato parecchio depotenziato, portato fino a 240 cavalli e 320 Nm di coppia. Successivamente, anche lì, fine produzione, è stato montato l'S54, sempre depotenziato, che erogava 315 cavalli e 340 Nm di coppia. Bene ragazzi, adesso diamo uno sguardo agli interni. Come vi ho anticipato, anche questi con una configurazione piuttosto strong. Seduti nell'abitacolo, da fuori ti dà l'idea di essere una macchina piuttosto larga e lunga. Bene, ti siedi dentro e ti rendi conto che gli interni sono veramente strettissimi. Tra l'altro ragazzi, la posizione di guida sulla Z3 MQB è talmente arretrata che posso letteralmente dal mio sedile toccare i cerchi. Questa macchina è tutto cofano. Quello che mi piace di quest'era di BMW è che sono estremamente analogiche. Guardate, qui troviamo un sacco di bottoni, zero schermi, spettacolare. Qui rigorosamente cambio manuale. In tanti tendono a preferire, collezionisticamente parlando, l'S54 per via del motore delle 46. Eppure io ad un primo impatto tendo a preferire questa versione, per il semplice fatto che qui, a parte l'ABS, non c'è altro tipo di elettronica, quindi è un po' come la mia 355, è una macchina molto analogica. Comunque ragazzi, ho portato la Z3 qua per fare le riprese da fermo e devo dire, questo 6 cilindri in linea canta divinamente. Specifico, il motore è stato scaldato a dovere. E adesso andiamo a vedere com'è su strada. Oh ragazzi, ogni volta che salgo a bordo di una M, per me è come essere un bambino in un negozio di caramelle. Al volante di una M so per certo che riesco a trovare divertimento e piacere di guida. E questa macchina non è da meno.
Anche se devo dire che diversi amici, quando gli ho detto avrei provato questa macchina, mi hanno detto: Marco, mi raccomando, fai attenzione perché la Z3M Coupé risulta essere piuttosto brusca e nervosa da guidare. Come esperienza di guida, quella che si avvicina di più, rimanendo in territorio M, tra tutte quelle che ho guidato, si avvicina all'M3 46, che effettivamente l'ho trovata essere una macchina piuttosto nervosa e imbizzarrita, se portata al limite. E qui le premesse ci sono, perché all'epoca BMW volle creare un prodotto piuttosto innovativo e performante. Basti pensare che all'epoca questa macchina era la BMW con la maggior rigidità torsionale e strutturale, che se paragonata alla versione Roadster, la coupé era 2,7 volte più rigida, il che per una guida sportiva si traduce in tanta sostanza. Eh sì ragazzi, inutile dirlo che con questa macchina basta esagerare di poco sul pedale del gas per uscire da ogni curva, da ogni tornante pattinando. E quindi non è una macchina da sottovalutare, ormai possiamo definirla un M vecchia scuola. Pazzesco pensare nel giro di 2 decenni come sono cambiate le macchine sportive, in particolar modo le M in generale. E questa è un M che difficilmente perdona se fate degli errori grossolani. Qui avendo un meraviglioso motore aspirato che non solo canta divinamente, sentite. Abbiamo un'erogazione di potenza che è meravigliosa. Mi piace il feeling col pedale dell'acceleratore perché è immediata, è uno spettacolo ragazzi. E non è una sensazione che riescono a offrire le M moderne, essendo tutte ormai dotate di turbo compressore. Che tonalità meravigliosa, questo sound così metallico. La tonalità c'è, avrebbe solamente bisogno di un po' più di voce, cosa che con un bello scarico dritto si può rimediare. Com'è da guidare in questi tornanti? BMW dichiara un peso a secco di 1390 kg, ma il fatto è che è una macchina un po' sbilanciata, perché lo vedete dalla forma, ha praticamente tutto davanti, motore, trasmissione. Dietro è molto leggero, infatti quando parte di traverso si riesce a gestire molto bene, però avendo un posteriore così leggero bisogna prestare la massima attenzione. Questo motore ragazzi è veramente un gioiellino, molto elastico, lineare, e il meglio di sé arriva in zona 5000 giri, perché di colpo si sveglia e inizia a tirar fuori tutto il suo potenziale. Dai 5000 fino a circa 7500, dove inizia la zona rossa, mamma mia, è veramente appagante giocare in queste curve. Una M vecchia scuola. Qui, come potete vedere, la strada è un po' viscida, c'è la neve ai lati, devo prestare la massima attenzione, ma anche questo il bello dell'esperienza di guida. Quando non hai i controlli elettronici devi essere completamente allerta e pronto a tutto. Lo 0 a 100 BMW lo dichiara in 5 secondi e 3, mentre la velocità massima si assesta a 250 km/h. Ma questi numeri onestamente non contano, perché quando la utilizzi una strada così, questo è il suo punto forte. Perché oggigiorno un 0 a 100 in 5 secondi e 3 non è nulla di smalorditivo, eppure il modo in cui questo motore canta, eroga la potenza, giocare con questo cambio manuale, pensate tutto insieme. E questa generazione di macchine costruita a cavallo degli anni 90 fino ai primi anni del 2000, le cosiddette Young Timer, per questo motivo che questa tipologia di macchine sta diventando sempre più apprezzata e ricercata, perché poi con l'avvento del nuovo millennio entriamo in un'epoca sempre più filtrata, dominata da elettronica, cambio al volante, computer che decidono cosa devi fare. Ho come l'impressione che le macchine costruite alla fine degli anni 90 rappresentano proprio il distacco dall'era moderna in cui viviamo. Siamo in quella via di mezzo tra analogico e computerizzato, che a me piace veramente tanto. Onestamente il manuale di questa macchina non me l'aspettavo così buono, perché essendo abituato
a quello dell'M3 92, devo dire che il manuale di questa macchina è decisamente meglio. Gli innesti li trovo un po' duri, però sono veramente precisi. Per la frizione è molle, però di per sé mi piace molto questo tipo di cambiata. In confronto, il cambio della mia M3 lo reputo più impreciso e molle. Che spettacolo il manuale di questa macchina! Mi piace molto anche la pedaliera così ravvicinata che ti permette in frenata di giocare bene col pedale e fare il punto d'attacco. Il fatto di avere un'erogazione così lineare ti permette di giocare bene con il posteriore della macchina, perché se fosse stata una macchina turbo, in queste condizioni avrei dovuto prestare molta più attenzione. Però qui ogni volta che sfioro il pedale del gas o immediatamente la potenza che desidero, riesco a gestire perfettamente la macchina e il posteriore in sbandata. Estremamente sincera e comunicativa, è uno spettacolo. Questo sterzo è una meraviglia. Non solo le dimensioni giuste al volante, mentre lo stringo sento che è compatto, è giusto, non è gigantesco. E quando affondo in curva e esagero col gas, sento immediatamente il posteriore perdere aderenza e riesco perfettamente a giocare per riallineare la macchina e non finire fuori strada. Per la guida sportiva questo telaio è veramente meraviglioso. E io, ragazzi, sono convinto che negli anni a venire questa macchina non può far altro che crescere di valore per il semplice fatto che, guardatela, quando mai rivedremo un'altra BMW così particolare, originale? Questa linea Shooting Brake la trovo semplicemente meravigliosa. Con il tempo non posso far altro che apprezzarla sempre di più. Lo stile delle BMW di due decenni fa, mamma mia, che spettacolo! E poi da guidare, come vi ho detto, è assolutamente coinvolgente. Su questa macchina troviamo un mix di stile, performance e piacere di guida ormai dimenticati. E per i nostalgici e appassionati della vera guida sportiva, beh, per me questa BMW è un must da avere in collezione. L'impianto frenante dell'M3 e 36 invece, senza infamia, senza lode, fa il suo lavoro. Purtroppo devo notare che già 20 anni fa BMW aveva il vizio di andare a montare impianti frenanti un po' sottodimensionati, perché effettivamente andare forte con questa macchina è un attimo. Il motore c'è, il problema è la potenza frenante. Secondo me BMW avrebbe dovuto montare un impianto frenante un po' più adeguato per le performance e i numeri che riesce a offrire questo motore. Però per il resto, onestamente, non ho altre critiche da fare. È una macchina che mi è piaciuta veramente tanto in tutto per tutto. È sempre un grandissimo piacere guidare macchine sportive di qualche anno fa, perché ormai è inevitabile. Più andiamo avanti e più ci dirigiamo verso un'era sempre più filtrata. Inizia a mancare il vero piacere di guida, l'assenza di computer e di elettronica che ti deve dire cosa devi fare, quando lo devi fare. Qui ci troviamo ancora in un'era in cui la guida era piuttosto analogica, in cui era il guidatore che decideva sostanzialmente cosa fare. Ed è per questo che vi dico che secondo me reputo più interessante la Z3 MB Coupé S50 che l'S54 con l'elettronica disinseribile. Io per questo test drive devo ringraziare la concessionaria Luzzago. Nella descrizione video qua sotto trovate il link e l'inserzione alla loro macchina. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto. E come sempre, grazie per la visione. Ciao!